Benvenuti in un nuovo vlog! Allora, sarà chiacchiericcio come al solito, torinese. Io, tra l'altro, mi spoglio. Sono appena tornata dal mercato. Cerco di fare la spesa il più possibile al mercato locale, sotto casa. Perché? Per una questione, lo sapete, di etica, sostenibilità, eccetera, eccetera. E anche per la salute. E tra l'altro è stato anche esercizio fisico, perché mi sono portata due saccozzi appresso, a piedi e tre piani di scale, quindi sono bella sudata, fa un caldo atroce. Ma mentre svuoto la spesa volevo parlarvi di un argomento che è sorto. Come sapete, ho ricominciato a correre, ad allenarmi, e vi devo dire qualcosa. Vorrei farvi vedere il supporto che sto dando alla macchina fotografica, perché c'è una bottiglia di vetro con sopra la scatola di un panettone e sopra c'è la macchina. E io, vabbè, sono meravigliosa in queste cose, ma facciamo così. Io svuoto la spesa, che ne ho un po', poi mi siedo comoda e vi dico. Così, per i curiosi, vi faccio anche vedere che cosa ho preso. Dovrebbe durarci un po', siamo in due. E domani magari vado a prendere le cose che mi mancano, come le uova e altre cose, al Lidl. Però intanto vi faccio vedere. Un bel paccone di spinaci, perché fanno tanto bene. Io volevo abbattere la plastica, però questo era molto conveniente. Sono italiani, li ho presi. Poi andiamo avanti. Vabbè, le banane le vedete, non le volevo Chiquita, però c'erano solo queste, ho potuto scegliermele, quindi va benissimo. Poi qui abbiamo gli scontrini. Kiwi, che si mangia Daniele perché a me non piacciono, pere e mele. Tra l'altro, un piccolo trucchetto, ragazzi: abbiamo preso gli avocado dalla Sicilia, una grande conquista per l'umanità italiana, e arrivano un pochettino più acerbi. Cioè, lo sapete, quando comprate l'avocado non deve essere mai super maturo, altrimenti ve lo dovete mangiare all'istante. Quindi un modo per farli, noi li teniamo in frigo, e un modo per farli maturare velocemente quando ci saranno, ecco, questa è tutta la scatola di avocado, e quando ci servono per mangiare ne prendiamo due, li mettiamo in un sacchetto così con una mela, e ragazzi, perfetti, diventano perfetti. Poi quelli della Sicilia sono buonissimi, cioè si vede che non hanno fatto migliaia di chilometri nei container. Se riuscite, cercate Sicilia avocado e veramente buoni. Papi non è venuta, madonna, mi sono dimenticata la pettorina. Oh, ce l'ha su da tipo 2 ore, dopo un po', però. Vabbè, comunque, latte vegetale, adesso a me non piace tantissimo quello di mandorla, però questo è un buon marchio, non ha schifezze, non ha zuccheri aggiunti, costava poco e ho preso questo, però se no preferisco avena. Qui i vegani, i vegetariani non ce l'avranno un po' con me, però io sono onnivora. Qui c'è del fegato, del pollo, e qui c'è del pesce spada. Perché sì, il pesce lo prendo pescato, non da allevamento, cerco di prendere il biologico, cerco di essere più etica possibile. So che è un controsenso, però io attualmente sono onnivora. Ho fatto 3 anni e mezzo vegetariana, ma ecco, parliamone. Io nei rifugi non riesco a non mangiare carne, quindi tra l'altro anche quando sono a casa la mangio veramente pochissimo, la prendo una volta alla settimana in teoria, ma mi dura anche di più. Questo è quello che ho preso, e cerco di non fare sprechi di nessun tipo, però non ce la faccio toglierla del tutto. È il mio più grande pentimento, e combatto ogni giorno con questa cosa. Mi dispiace, ci lotterò, però attualmente, anche per il mio livello di salute generale, non riesco a star dietro a questo cambiamento. Vedremo più avanti. Poi ho preso altra verdura, che sono delle coste e del cavolo nero. Ne abbiamo un bel po', ma parliamo dell'allenamento. Dunque, che cosa vi volevo dire? Che ho ricominciato a correre, sto andando 3 volte a settimana, un giorno sì di corsa, un giorno no di recupero. Nei giorni sì, ogni volta cerco di aumentare il livello, che possa essere il ritmo, comunque il tempo. E ad ogni singola sessione,
nei giorni no, devo fare scarico, cioè non è che sto ferma, al di là del fatto che cerco di avere comunque uno stile di vita attivo, avete visto anche soltanto andando al mercato per esempio, può essere una piccola cosa in più che potete fare anche voi, a piedi ovviamente. Però nei giorni no, di scarico, quindi cerco di fare degli esercizi di mantenimento generale di tutto il corpo. Una volta può essere un workout più intenso per la muscolatura, altre volte può essere qualcosa tipo più yoga, stretching, eccetera, a seconda di come mi sento. Perché cosa è successo? La corsa mi ha dato una botta tremenda al metabolismo. A me fa questo effetto, vorrei sapere se anche a voi capita, perché diventa ingestibile a tratti. Io ero in una condizione un po'... ero intossicata, non avevo uno stile di vita sano ultimamente, ero sempre malata. Ho iniziato a correre e questa cosa è sparita. Sarà anche che sto prendendo il polline, che sono vitamine molto energizzanti. Non lo so, tutto l'insieme probabilmente. Ho sistemato l'alimentazione, ho sistemato tutto lo stile di vita un po' a 360 gradi e ho visto subito gli effetti, ma subito ragazzi. Comunque, tornando alla corsa... mi dà caldo, 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 io sudo, io sono costantemente accaldata, un po' anche questo tempo ballerino, però io soprattutto di notte ho delle vampate manco fossi in menopausa, veramente assurdo, il mio metabolismo è impazzito, ho caldo, caldo, caldissimo sempre, lo vedete a collo alto? Sì, però questo è primaverile praticamente, inoltrata, la primavera inoltrata e ho caldo. Non lo so se anche a voi succede, poi mi è aumentata la fame a dismisura, quindi prima non facevo mai colazione, non facevo mai spuntini, merenda, adesso sì, cioè per forza, mangio tanto di più, però bene, controllato e faccio un sacco di pipì, non solo, cioè, mi sto svuotando veramente tantissimo e diventa un po' un problema perché... cioè devo costantemente stare attenta al mio corpo e ricominciare a conoscerlo, è allucinante, non so se capita anche a voi. Comunque la cosa più... cioè c'è un risvolto un po' negativo, in realtà ho iniziato per questa cosa, sapete che ultimamente mi lamentavo del mal di gambe, io vengo da una trombosi venosa profonda, un'embolia polmonare, ho iniziato a concedermi dei massaggi, mi hanno fatto bene per carità... però il problema è questo gonfiore, questo dolore, questa pesantezza alle gambe, soprattutto la sera. E quando vado a correre non è che si risolve la cosa, sono molto più drenata, molto più asciutta, però ovviamente quando solleciti i muscoli questi richiamano sangue e quindi sangue e liquidi, linfa, e queste sì, le gambe si gonfiano, i muscoli si gonfiano, e a me fa male perché comunque è una cattiva circolazione. Bevo tantissimo eccetera eccetera eccetera, però non è abbastanza e quindi ho deciso di inserire nella mia routine un percorso linfodrenante, che non vuol dire andare a spendere soldi per i massaggi linfodrenanti, cosa che farò almeno una volta al mese perché mi fa tanto bene, però me l'avevano detto anche in ospedale di stare attenta a questa pratica. Fermo restando che camminare è la miglior cosa che si possa fare, magari anche il nuoto, però io adesso il nuoto non ancora, ci arriverò ma non adesso, camminare è la cosa migliore. Ecco, ci sono delle differenze tra i workout e gli esercizi linfodrenanti, come ci sono delle differenze tra gli esercizi per la circolazione e quelli linfodrenanti. Io ieri sono andata a correre, ho aumentato il ritmo, ho aumentato la distanza. Sono tornata, stavo benissimo, però sono arrivata un po' al limite, mio limite per ora, attuale, e avevo subito le gambe gonfie, la caviglia della trombosi era un po' una zampogna. Allora mi sono messa a fare questi esercizi linfodrenanti, automassaggio linfodrenante, un bel po' di stretching e sono rinata, veramente. A questo voglio iniziare ad aggiungere le docce fredde e poi ora mi dovrebbe arrivare da Amazon, perché nei negozi non l'ho trovata, la spazzola per il brushing, dry brushing. Non so se conoscete questa cosa, io l'ho imparata anni fa quando studiavo naturopatia. È una spazzola che poi magari vi faccio vedere, serve per stimolare la circolazione, soprattutto periferica, il microcircolo, perché un dottore mi ha detto hai la pelle secca, anche questo indice di cattiva circolazione, devi cercare di ossigenare i tessuti in modo che la circolazione vada bene in tutto il corpo, cioè tu devi portare ossigeno. Questa è una tecnica molto potente che si fa da mille anni e funziona alla grande e unita a tutto il resto porta enormi benefici. Poi se volete ve ne parlo, lasciatemi un commentino oppure ve ne parlo lo stesso, lo scoprirete in questo vlog. Comunque, io non ci credo alle cremine, cremette, cremotte, possono essere un ausilio in più,
ho una crema idratante con un po' di alfa idrossiacidi che servono per fare una sorta di peeling, va bene, quindi un'esfoliazione. Poi ho la spugna, quella che gratta da usare sotto la doccia. Tutto ciò che aumenta la circolazione fa benissimo. Voglio unire questa pratica del brushing. Ora, spero di essere stata chiara, perché per me sono concetti chiari, ma magari per voi no. Quindi se avete dei dubbi o volete che io approfondisca la cosa... Mi ricollego anche a un altro fatto. Su Instagram un po' di persone mi hanno detto: vorrei che tu approfondissi il discorso journaling, quindi il diario. Fatemi sapere se volete un video dedicato, magari breve, qualche pillola in più. Ve lo faccio. Se siete in tanti a scrivermelo bene, se no evito. Perché comunque qua si parla di altro. È vero che si parla di crescita personale, perché io uso il trekking per crescere, però ecco, cioè... Voglio capire se vi interessa o meno, visto che è una cosa un po' particolare. Però questa cosa della circolazione è importante per chi cammina e per chi vuole uno stile di vita sano, quindi volevo parlarvene. Se volete poi vi dirò di questo mio percorso. Per ora sto bene come non stavo bene da veramente tanto tempo. Poi adesso tra un po' parto per il Marocco e poi c'è un cammino italiano... E poi gruppi, e poi una bomba, anzi due, ma ve l'ho già detto, non posso ancora dirvi niente. Mi continuate a dire: dai, dici qualcosa, non posso, sarà solo la svolta più grande della mia vita, credo. Che paura. E l'ultima cosa, vi faccio vedere che cosa ho visto qui a Torino, e dopo torniamo che voglio fare un piccolo approfondimento di quanto ho appreso. Oggi siamo in un posto veramente molto particolare, sentirete delle voci in sottofondo perché ci sono dei video, comunque io vi sto portando a vedere il carcere, o meglio l'ex carcere, si chiama Le Nuove ed è a Torino. È un carcere che nasce nel 1870 e smette la sua funzione nei primi anni 2000, quindi ha tantissima storia al suo interno. E c'è una visita guidata di 2 ore, e dicono tutti essere molto molto toccante e intensa per ciò che si vede e ciò che viene raccontato. E poi, non contenti, andremo anche a vedere dei bunker antiaerei sotterranei profondi a 18 metri sottoterra, stati scoperti sempre negli anni 2000 per caso da alcuni idraulici, e c'è tutta la storia correlata. Quindi adesso andiamo, prepariamoci a piangere e via. Non sarà mai più ritrovato, si possono immaginare. Gli inquirenti sono ammucchiati nel piede d'angoscia. Io, se siete a Torino, comunque se avete in programma di fare una gita a Torino, vi consiglio di visitare questo carcere, ex carcere, sorto nel 1870, ha un sacco di storia perché è stato chiuso nei primi anni 2000 e ne ha viste di tutti i colori, bruttissime cose. Ovviamente la visita si sofferma sul periodo fascista, l'incarcerazione dei partigiani e non solo. Poi quando sono andata io era il giorno dopo la giornata della memoria. La giornata della memoria serve affinché quelle atrocità non capitino più, ma da nessuna parte, soprattutto per mano di chi le ha vissute, ma qui non aggiungo altro, questa è la mia opinione in merito. Ragazzi, io sono stata ad Auschwitz, trovate un video sul mio canale, mi sono sentita come lì dentro e... È agghiacciante, è tremendo, però almeno una volta nella vita queste visite vanno fatte, secondo me, per capire e per ragionare. La visita è lunga, dura un paio di ore, poi noi avevamo anche i biglietti per andare a vedere dei bunker sotterranei, però era tardi e non andremo un'altra volta, tanto abbiamo la tessera musei, possiamo entrare gratuitamente quando vogliamo. Un'altra cosa che vi consiglio, è meravigliosa. Però se no era molto più lunga e se andate, anche se estate, copritevi perché lì sotto fa freddo ed era anche fatto apposta per far soffrire le persone. Vedrete cose un po' agghiaccianti. Ecco, una piccola nota a margine. Le riprese che ho fatto non si potrebbero fare. Tra l'altro io sono stata subito bollata, ovviamente, in quanto blogger, ma non è che sono andata lì col tesserino, sono una blogger, voglio fare un video. No, mi hanno visto sempre col cellulare in mano e...
mi tenevano d'occhio, però l'ho fatto per voi, sono una fuorilegge. No, ovviamente si va per rispettare la memoria delle persone, ma perché loro non sanno dove vanno a finire questi video, queste foto, ma penso di avere rispettato abbastanza la loro memoria. Anzi, vi consiglio di andare, mettetevi al telefono, non c'è da far foto, video, ma ascoltate la guida e le testimonianze soprattutto, e non piangete. Ora, prima di passare ad altro, che sia la conclusione del vlog oppure vediamo che cosa succede questa settimana, volevo parlarvi del fatto che sto iniziando un nuovo libro, cioè sono arrivata qui. I quaderni botanici di Madame Lucie, una storia forte, fortissimissima, però molto bella, è scritto veramente bene, si lascia leggere velocemente e mi fa venire voglia di avere dei quaderni botanici e tra l'altro anche mi stimola a darmi dei piccoli compiti ogni giorno per rendere migliore la mia vita. Non voglio fare spoiler, però leggetelo perché vi dà quella carica in più. È fatto per questo e poi è una bellissima storia scritta molto bene. Volevo anche chiedermi una cosa, io so che la community di lettori che mi segue è molto affiatata, però poi quando faccio i video dedicati ai libri ovviamente li guardano pochissime persone perché purtroppo non tutti leggono e non capisco perché, però troviamo un compromesso, vi andrebbe una rubrica del tipo un libro al mese? Che poi lo seleziono tra quelli che ho letto, può essere sul trekking, può essere sulla crescita personale, può essere semplicemente una bellissima storia, o magari se voi all'interno del vlog vedete un libro di cui parlo e siete curiosi, mi scrivete, parlaci di questo. Che ne pensate? Può essere un buon compromesso? Quindi io continuerò a fare i vlog, continuerò a fare video specifici per il trekking, quando viaggerò vi farò vedere quello e poi se volete una volta al mese vi parlo di un libro in particolare o di più libri, non so, i libri del mese o il libro del mese, ditemi voi, io sono apertissima. Come vedete sto un po' rivoluzionando tutti i contenuti, quindi la vostra opinione è essenziale perché io queste cose me le racconto da sola, però voglio raccontarle a voi. Banana schiacciata come quando ero piccolina, con miele e granella di nocciole. Gna 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 gna. E poi ho questo che ho preso ieri al mercato. Ho appena rifatto il kombucha, lo faccio ogni volta, una volta a settimana, ogni 10 giorni. Che fa tanto tanto bene, non mi impegna troppo finché non viaggio, però anche se dovessi viaggiare poi basta metterlo in frigorifero e lui va in pausa. Una ragazza di voi mi aveva chiesto un po' di la colonia batterica per farselo a casa e ha mandato il papà, io gli ho fatto trovare un bel po' di questi batteri così lei se l'è potuto fare a casa sua e a sorpresa mi aveva fatto un regalino, mi aveva regalato una crema in burro cacao della Saponaria che tra l'altro io adoro, è stata veramente gentile, poi non so come è andato, se è ancora vivo o meno, però è stato bello perché io volevo da tanto fare il kombucha e l'ho trovato in un hotel in Alto Adige l'estate scorsa, ve l'ho fatto vedere forse nelle storie, non so se era anche nei video, non facevo i vlog al tempo, i vlog mi servono per farvi vedere tante cose in più che sennò non tratterei perché se parlo solo di trekking non vi faccio vedere tutte queste cose, e dall'hotel me l'avevano fatto portare un po' a casa, io adesso l'ho dato a quella ragazza e anche c'era con me la mia amica Francesca conosciuta sul cammino di Santiago che è venuta qua di recente, è stata 3 giorni qui a Torino con me e anche lei se n'è andata via col suo barattolino di batteri per farsi la kombucha, e fatemi sapere se lo conoscevate e se ne volete un po', io qui ne ho in quantità industriale e ve lo regalo volentieri. C'è un cielo pessimo, ha piovuto, io dovevo andare a correre oggi, cioè dovrei, vorrei andare lo stesso, sono molto energica e mi fa mal sedere che non avete idea perché poi ieri era la giornata di scarico, ho fatto yoga, stretching, gli esercizi linfodrenanti, mi sono svegliata con un mal di culo pazzesco, comunque oggi è così. Che brutto tempo! Ciao, vieni, ciao bello, vieni, vieni,
fatto estremamente schifo, ma ho fatto amicizia con gli scoiattoli. Devo portarmi le noccioline. Dunque, non vi voglio annoiare troppo perché non so se è un argomento che vi interessa, però io ho iniziato a camminare a seguito di una trombosi venosa profonda, quindi il tema circolazione, crescita personale e benessere mi preme molto. Soprattutto più cresco, diciamo, invecchio, magari sì, faccio più accortezza a queste cose per una completezza, per un benessere generico, no? E vi ho citato il brushing, il dry brushing, quindi questa spazzolatura a secco che si fa sul corpo con le striglie per i cavalli. In realtà sono delle spazzole apposta, ovviamente le setole sono molto morbide. L'avevo già studiato quando facevo naturopatia a scuola, però poi sapete com'è la mia vita, è stata abbastanza in subbuglio, non mi ci sono mai dedicata a pieno, però visti gli ultimi problemi alla gamba e visto il viaggione della Madonna che devo fare quest'anno, ho deciso di fare tutto il possibile per stare bene e lo sto facendo, sono molto fiera di me. Quindi il brushing, che cos'è? Avete presente lo scrub per sfogliare la pelle? Dimenticatelo, anche se svolge pure questa azione, ma è molto più importante. Con questa spazzola si vanno a stimolare i centri linfatici, no? Anzi, i condotti linfatici che abbiamo, poi magari io uso termini sbagliati, non lo so. Comunque si fa una spazzolatura veloce, non deve impiegare tanto, 10 minuti, veloce, in direzione sempre del cuore, quindi dalle gambe al cuore, dalle braccia al cuore, dal collo al cuore, perché comunque sono tutti in questa zona, un po' le nostre ghiandole linfatiche. Dentro la linfa ci sono globuli bianchi e prodotti di scarto, soprattutto dell'intestino, che contengono proteine, grassi o comunque tossine, tutto ciò che deve essere smaltito dagli spazzini del nostro corpo, che poi sono queste ghiandole linfatiche. Quindi a volte questo un po' questo processo è bloccato, rallentato, ci gonfiamo, stiamo male. Non lo so come mai così sottovalutato questo tema, perché è di vitale importanza e vi si aprirà un mondo se andate un attimo ad approfondire. Comunque questa semplice spazzola aiuta i dotti linfatici nel loro movimento e in più aumenta anche il microcircolo ai tessuti superficiali, no? Cioè non è la circolazione più profonda, è il microcircolo che viene stimolato e quindi tutti i nostri tessuti verranno irrorati meglio, verrà portato più ossigeno e quindi tutto funzionerà come deve funzionare. Io non sono un medico, ovviamente è una tecnica che si fa da sempre, da tanto, consigliata da tutti, me l'hanno consigliato pure in ospedale, però io vi dico quello che faccio su di me, se volete mandate da un professionista o comunque informatevi meglio, a me è da beneficio. Poi non importa, cioè non ho ferite, non ho problemi, quindi io semplicemente prima della doccia spazzolo il corpo a secco, all'asciutto, perché sennò non funziona, deve essere all'asciutto, magari si arrossa un po' la pelle, ma fa niente, è normalissimo. E poi doccia, poi crema, eccetera. Questo aiuta tantissimo, 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 per cui se volete ve ne parlo meglio, ma penso di aver già detto a sufficienza. Vi posso dire come andrà, visto che ho le spazzoline nuove, le striglie per i cavalli. Vi lascio qui sotto se vi interessano, ma non me le manda nessuno, me le sono cercate, non le trovavo in negozio, me le sono comprate online. Ho preso anche questo, ora ve ne parlo meglio, ma magari me ne sapete più voi di me, vediamo. Volevo includere anche i profumi, l'aromaterapia, perché ha sempre fatto molto bene al mio corpo, alla mia mente, e da un po' l'avevo abbandonata, però è una cosa che voglio ricominciare a fare. Non voglio arrivare ad essere come l'anno scorso, costantemente in ansia e stressata. Va bene, ho superato prove forti, però posso gestirle, no? E quindi benvengano tutti gli aiuti. Ora non ho ancora sentito il profumo di questo cosino, è un roll con degli oli essenziali che passati poi annusati, insomma, hanno un effetto. A me fa tantissimo effetto la lavanda, il limone, gli agrumi in generale, sono dei profumi, degli aromi che hanno un potere su di me notevole. Con la lavanda secca, dormo, secca, quando non riesco a dormire mi pippo un po' di lavanda, avevo un sacchettino con la lavanda sotto il cuscino e via.
Gli altri invece, non lo so, mi rendono più felice. Quindi adesso io non ricordo bene che cosa c'è qui dentro, però è un mix di oli antistress. Dovrebbe liberare dalle tensioni, calmare la mente in caso di emozioni troppo opprimenti. E questo è piccolino, io me lo voglio portare in viaggio, me lo voglio portare sempre con me in borsa. Se l'avete usato, mi fate sapere qualcosina, perché per me è la prima volta. Dove andiamo? Al mare? Si va al mare, patatina? Bambi, Ginevra! Prima c'era Bambi. La cacca lassù a pallini. Vedevamo la cacchina. Mia! Oggi volevo vedere il mare, gita ligure, e volevo portare Mia al mare. Andiamo! Andiamo! Che spettacolo! Erano un po' di giorni che sognavo il mare e avevo tanta voglia di vederlo. Poi il mare d'inverno ha quel fascino decadente che io apprezzo tantissimo. In più volevo portare Mia al mare, non solo in montagna. E da quando sono a Torino sono contenta perché la prima spiaggia è a un'ora e mezza di strada. Quindi oggi questa giornata ce la siamo proprio goduta. Merda! Non l'ho fatto in tempo! E per parlare con voi non ho fatto in tempo e mi sono lavata. Tanto ormai Mia invece ha paura delle onde. Ci arriva uno tutto sfasciato e il dermatologo gli sa dire. Tipo il... quelle piccole cose che fanno la differenza, ma finché non ce l'hai dici, posso vivere anche senza. Io ogni volta che tipo li perdo, eccetera, ricordavo, ma quando fai così? Se fai così e respiri molto meglio, questi potrebbero aiutarti. Buongiorno amici, andiamo a Varese a portare Poppy dai miei genitori perché sabato si parte finalmente per il Marocco. Domani vi porto a fare un sopralluogo in montagna con me, poi vi dirò perché è una cosa che mi entusiasma ma mi fa anche un po' di paura, e quindi cerco di renderla più easy possibile esplorando un luogo a me caro e conosciuto, e comunque domani vedrete. E penso che questo lungo vlog sia l'ultimo, perché poi ci saranno i contenuti del Marocco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, perché se no parlo da sola. Andiamo. Ah, eccomi qua in quel di Varese, casa dei miei, e con una giornata come questa sarebbe stato veramente un peccato non uscire a fare due passi, perché era primavera inoltrata e non c'era una nuvola in cielo e il lago era bellissimo. Quindi sono anche passata in farmacia perché dovevo prendere una cosa bruttissima. Io prima dei lunghi voli in aereo faccio delle iniezioni di anticoagulante, me le faccio da sola e ne devo fare 4 per il viaggio in Marocco. Questo è un aneddoto che forse non vi ho mai detto. Eccole qua, me le sparo sulla coscia e mi tengono il sangue fluido quando sto tanto ferma, quando c'è la pressione dell'aereo, e insomma diciamo che non si guarisce da quello che mi è successo, però ci si impara a convivere, e se serve bucherellarmi ogni tanto per vivere la vita che voglio, è un compromesso che posso accettare.
Amici miei, buongiorno, sono in controluce, ma c'è uno spettacolo di giornata. Ieri era ancora più terso, ma anche oggi non scherza. Tra l'altro fa un caldo per essere metà febbraio. Beh, oggi è San Valentino. Dove sono? Nella natura. Devo celebrare il mio amore per essa. Comunque niente, sto facendo un sopralluogo per un gruppo di giornalisti e non solo, che dovrò accompagnare qui a maggio, probabilmente qui, adesso vediamo se ci piace. Sono nel Varesotto, quindi a casa mia, e siccome questa è una cosa che un po' mi agita, mi sento un po' sotto pressione, ho deciso di portarli a casa mia, no? Dove mi sento al sicuro. Mi sembra un'ottima tattica. Comunque era da tanto che non venivo qui, in questo momento c'è un rapace che fischia e è bello, è proprio bello. Oggi ci facciamo questa passeggiatina, allora io e il mio suino. Buon San Valentino. Niente male, eh? Casa. Quello è il Lago Maggiore, altri laghetti e poi questo qua grande che vedete qui sotto è il Lago di Varese. Io sono cresciuta qui, in questo paesello. Ci sono ancora i segni di una specie di tempesta vaia di qualche anno fa e fa proprio male al cuore. Io abitavo qui sotto e scavalcavo i tronchi per venire a camminare. Era molto triste vedere il mio bosco in queste condizioni, ahimè. Bene, io sono rigenerata, non so che dire, so da Dio, mi sento una persona nuova con tutto questo benessere che mi sto dedicando. Questo vlog è durato abbastanza, se avete commenti sono qui a disposizione. Mi sa che il prossimo video che vedrete sarà in Marocco, perché parto tra 2 giorni e non vedo l'ora, perché io mi sento già in un riad di Marrakesh. E se siete arrivati fin qui, commentate con benessere e io saprò che in questo San Valentino, e non solo, voi vi state dedicando delle coccole. Perché se non amiamo noi stessi e non ci prendiamo del tempo per noi stessi, non lo potremo fare neanche con e per le persone a cui teniamo. Quindi siate un po' più egoisti. Buoni passi. Ciao. Camminerò, camminerò con Marika, camminerò sulla montagna, zainetto in spalla, insieme.